Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Acqua Santa di Daytona e Mask di Simba Larue. Due artisti che in questo canale abbiamo già incrociato, sapete l'idea che mi sono fatto a riguardo di entrambi. Forse tra i due quello che preferisco è Daytona. Simba è anche molto da meno che mi piace, però devo dire che ci sto un po' in fissa, cioè c'è qualche canzone che veramente mi piace tanto sua. Io partirei proprio dal KK1, a spoiler questo singolo qualche giorno fa su Instagram attraverso uno snippet e io l'ho anche repostato sui miei social e vi ricordo che dovete seguirmi sui miei social per non perdervi queste cose ma anche tante altre. E insomma, sin da subito, secondo me, o almeno personalmente, mi ha preso molto la canzone perché sembrava veramente una bella hit cattiva. La produzione, come al solito, è di Back on the Night. Sappiamo che loro due lavorano spesso insieme, lo possiamo ritenere il suo main producer. Sempre le solite cose: si aspetta un album, sta per uscire con un progetto, non si riesce mai a capire nulla di quello che fa Daytona, sinceramente, però io spero che qualcosa sia all'orizzonte perché sono davvero curioso di sentirlo. Non è che poi abbia così tanto altro da dire, quindi direi ascoltiamoci il pezzo, ma come sempre prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste, mi raccomando, è importante, e di lasciare un mi piace perché tanto dopo ve ne scordate. Non scordare mai da dove vieni. In testa, lo prendo in testa, non sul giubbotto, punto cieco. Mamma mia, 19 per ogni mio hop. Sono il verbo. Questo è il suo classico flow, carne per ogni cane. Tu non scordare chi ha spezzato il pane. Non scordarlo. Giro alla gamba, lo prendo in testa. Acqua nuova, dadi a terra, tre colpi dentro, chi perde non si sveglia. Bravo, bravo. Che dire, ragazzi, una canzone in classico stile Daytona, diciamo che l'abbiamo già sentito su queste sonorità, soprattutto anche con questo flow che a me piace parecchio, cioè secondo me il ritornello di questa canzone è veramente figo. Per il resto poi una canzone che è composta da ritornello, post ritornello e c'è solo una strofa centrale, però secondo me è il classico stile di Daytona, ma lo fa bene. Infatti, cioè, per me questa è una hit. Magari ci ha abituato a qualcosa di un po' più ricercato, più raffinato anche, però va benissimo anche fare pezzi del genere. Non so neanche che altro dire perché abbiamo parlato così tanto di Daytona che alla fine a ogni reaction finisco a dire le stesse cose, nel senso che lui è forte, questa traccia è bella, mi piace, ma aspetto un cazzo di album perché voglio un progetto completo per giudicarlo appieno. Finché si tratta di fare singoli, lui è bravo e l'abbiamo già capito anche da un anno a questa parte. Ora è il momento, insomma, dello step successivo, però sono fiducioso del fatto che ci stia lavorando e quindi magari questo possa essere un singolo estratto, la butto lì, magari no. Comunque, detto questo, io passerei anche a parlare di Simba Larue, anche perché, ripeto, non è che avessi poi così tanto da dire. La prima reaction che abbiamo fatto su di lui credo che fosse Cinga con Rondo, e che dire, io già avevo ascoltato qualcosina di suo, per esempio Opinel, e ha tracce secondo me in cui è veramente forte, e ripeto, Opinel anche in Cinga secondo me fa molto bene. Mi viene in mente anche Gogo Jack con Minor, che è una traccia che ultimamente mi sta prendendo molto. Il suo problema più grande fino adesso qual è? Sicuramente il fatto che sia un po' ripetitivo, sia per quanto riguardo i testi ma anche per il flow delle canzoni, diciamo che a livello di sound, gira e rigira, tutti i pezzi si assomigliano e quindi questo magari è un punto su cui potrebbe lavorare. Ora chiaramente andremo anche a vedere se in questa canzone questa cosa è così oppure no. Anche lui è uno che quando fa la roba che sa fare alla fine spacca, perché a livello di sound comunque ci sta nonostante la ripetitività. A livello di testi è cruente e non è neanche uno dei tanti, cioè quando lo ascolto Simba Larue non mi sembra di ascoltare, non lo so, altri rapper uguali, così come succede per molti rapper italiani. Lui ha uno stile ben definito e anche un immaginario che poi fa molto riferimento a magari a quello UK drill e a tutto il resto. Quindi anche in questo caso io alla fine, senza perdere troppo tempo, poi andrei ad ascoltare questa canzone qui. Prima di farlo, magari, ecco, vi dico un'ultima cosa: a quanto pare ha droppato questo singolo e ora il prossimo step sia un EP. L'aveva già preannunciato, Crimi EP dovrebbe chiamarsi, e quindi vedremo anche quando questo progetto prenderà luce. Detto questo, ascoltiamo Mask. Ho fatto la fame e non voglio la famare, per puttane parlano di strada. Prima manco l'acqua calda in bagno. Oh mamma fanno tutti i pazzi. Dolla peso. E niente, essenzialmente viene riconfermata ogni cosa che abbiamo detto, perché il pezzo è forte, è un bel bangerone cattivo,
cattivo, spietato, però il flow di Simba alla fine e anche le sonorità sono un po' sempre quelle. Finché continua a fare pezzi così, potrebbe continuare a fare hit, però si sa che questa è una cosa che a lungo andare potrebbe un po' annoiare. Quindi vedete, anche da questo EP io mi aspetto, comunque sarei curioso, mi renderebbe contento sentire anche qualcosa che vada un po' fuori dalle solite cose che fa, perché comunque fa bene anche all'artista, in un certo senso è una questione di crescita. Altro pezzo che poi ha sonorità UK Drill, anche se lui secondo me in questo riesce a essere abbastanza originale, nel senso che quando senti canzoni del genere fatte da magari vedi Rondo ma anche altri rapper italiani, è quasi un copia incolla anche a livello soprattutto di come suona. Invece lui c'ha il suo lessico, il suo dizionario, il suo slang, e si nota benissimo per esempio nel ritornello di questa canzone. È ovvio che i testi sono molto simili, anche la questione magari in questa canzone non ci sono, ma in quelle passate sì, due buchi eccetera eccetera. A me piace perché tutto sommato quando sento Simba non mi sembra di sentire un altro rapper che sia europeo o americano, e questa cosa in Italia ora come ora diventa sempre più rara, quindi secondo me va anche apprezzato. Per il resto ragazzi non so cos'altro dirvi, erano due canzoni molto easy, vi dico la verità, questa settimana almeno da quello che ho visto non è che sia uscita tantissima roba, quindi ho detto faccio questa doppia reaction per offrire del contenuto ai miei follower, e nel frattempo sto preparando video anche sul rapper e su tante altre cose, quindi molto easy. Quale pezzo avete preferito tra i due e perché? Cosa ne pensate di Daytona? Cosa ne pensate di Simba? Lasciatemi come sempre tutto quello che pensate qui sotto nei commenti, perché vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, e se lo siete già attivate la campanellina così vi arriva una notifica per ogni video che carico. Condividete questo con quanta più gente volete e potete, qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, playlist, gruppo Telegram, mi raccomando potete seguirmi ovunque, non mi offendo se lo farete. Noi ci vediamo ad un prossimo video, slap!